Io credo che l'innovazione nel controllo sia la sviluppo della professionalità delle persone, quindi di tutte le risorse che lavorano a diretto contatto con il business. La parte di innovazione invece correlata ai tool di supporto è un facilitatore dello sviluppo professionale delle persone e permette di liberare del tempo alla risorsa umana per poter essere dedicato all'analisi invece che a un'attività che è quella di raccolta dati, che è più un'attività ripetitiva e meno a valore aggiunto. E il vantaggio fondamentale che noi come Ducati Corse, che oggi è una divisione dell'azienda, abbiamo avuto con l'introduzione di Hyperion è che il nostro budget è ora visibile con un dettaglio molto maggiore al resto dell'azienda e siamo passati quindi da una fase in cui noi eravamo un numero unico per l'azienda e facevamo il budget con altri strumenti a essere visibili in maniera molto più completa e trasparente. L'attività si è spostata molto da me verso direttamente coloro che hanno le leve economiche delle commesse, quindi gli ingegneri di progetto. Il valore aggiunto principale dello strumento in questo momento è proprio la maggiore trasparenza e chiarezza nella lettura della reportistica. Adoperiamo un unico standard, un unico formato che permette la raccolta dei dati. Inoltre il consolidamento avviene ad opera del sistema, il consolidamento dei dati, quindi non viene più fatto da me con mille formule, ma è il sistema stesso che li aggrega sulla base di regole già predefinite. Il processo è più ripetibile e più solido proprio perché è supportato da un tool che permette di consolidare, oltre che le informazioni, anche l'esperienza delle persone che partecipano al processo. Il processo di budgeting mi sentirei di dire che oggi è gestito in maniera veloce ed affidabile. Spero che in futuro possiamo avere su Hyperion la stessa granularità che abbiamo oggi con altri strumenti, in maniera tale da rappresentare in maniera completa il nostro budget e non dover comprimere il dato perdendo di dettaglio. Questo sarebbe per noi un notevole passo avanti perché consentirebbe di fare il lavoro direttamente tutto su Hyperion. Per il futuro dal vostro intervento e da quello che stiamo pianificando con voi, mi aspetto di riuscire a standardizzare, semplificare il processo di raccolta, di elaborazione e di confronto. Beh, il progetto è stato gestito inizialmente con una fase di raccolta requisiti utente. Poi settimanalmente è stato tenuto sotto controllo con delle riunioni di avanzamento settimanali che hanno permesso agli stakeholder di star sempre allineati. E abbiamo fatto anche rilasci incrementali di modo che gli utenti finali fossero consapevoli di quello che stava venendo avanti e siamo arrivati all'obiettivo con maggiore consapevolezza e con più garanzie per tutti del risultato. Improvvisato e confusionario. Soggettivo. Un gran casino. Preistorico. Stressante. Grigio. Complesso e disordinato. Direi caotico se vogliamo. Perfetto per qualche anno fa. Condiviso e strutturato. Affidabile. E migliorare giorno per giorno. Con un forte potenziale. Limpido, ottimizzazione del tempo, una maggiore affidabilità e attendibilità del dato. Complesso e più ordinato. Ricco di potenziale. Stiamo realizzando un vestito su misura per Ducati. Un progetto di business performance management, lo spirito di squadra è un fattore critico di successo. Può fare la differenza e in questo caso
si è creato un bello spirito di squadra fra i nostri di consulting, l'IT Ducati e gli utenti Ducati. Lo spirito di squadra in questo tipo di progetti è essenziale, in quanto devono venire unite competenze trasversali, anche differenti, e molto spesso i malintesi e i fraintendimenti possono essere alla base per un fallimento di questo tipo di progetti. Io non so veramente misurare il mazzo incredibile che si sono fatti Andrea Spina e Stefano Olivieri su questo progetto. Grazie ragazzi. We'll be right back.